Ciao a tutti, oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique di agosto-settembre 2020, ma andiamo subito a vedere che cosa ci propone questi 2 mesi la mia boutique. Abbiamo una maglia che è la numero 01, maglia 42-48, realizzata in maglina elasticizzata. Rimane ampia, la scollatura è dritta allo scollo, maniche a tre quarti che mi piacciono moltissimo e spacchi laterali. È una cucitura facile, quindi adatta anche per voi che state iniziando a cucire, che sono di quelle maglie basiche che possiamo utilizzare, che possiamo abbinare con vari look. I pantaloni sono numero 02, taglia 42-48, dalla linea confortevole con cavallo basso e elastico inserito nella culisse della vita. Di media, diciamo, difficoltà, una stellina per quanto riguarda la maglia e 2 stelline per quanto riguarda i pantaloni. Giacca, questo è il completo che vediamo in copertina, è la numero 03, taglia vanno dalla 42 alla 48 e rimane sbracciata senza allacciatura, si chiude con una cintura da annodare a piacere al centro davanti, ai fianchini davanti e dietro e gli spacchi a bacciare ai fianchi. La difficoltà è a 2 stelline. I pantaloni sono il numero 04. Vanno dalla 42 alla 48, dalla linea palazzo, realizzato in maglina elasticizzata con pennellate di righe intermittenti per un effetto optical bicolor. Cintura rimessa in vita con elastico inserito nella sola parte centrale del dietro. La blusola numero 05, taglia 42-48, asimmetrica nella sola parte esterna con motivo di laccetti trattenuti da fibbie metalliche nel fianco sinistro del capo, che scende più lungo sul fianco. La parte esterna invece è realizzata in georgette trasparente, mentre la parte interna è simmetrica, è realizzata in jersey elasticizzato come le maniche. La difficoltà è 2 stelline. Canotta taglia 38-44, è la numero 06, è facile da realizzare, tutta rifinita allo scollo e agli scalfi con bordi interni di rifinitura. Asimmetria nel fondo, è più corta nel davanti e più lunga nel dietro. Si indossa dalla nuca ed è di facile realizzazione. Gli short e la gonna vanno dalla taglia 38-44, tutto realizzato in leggera tela fluida. Lo short è unito alla culisse della vita con un elastico inserito e una gonna lunga aperta nella parte centrale del davanti, così da rendere ben visibile la parte a calzoncino sottostante. Camicia Mon Amour. La camicia numero 08, taglia 40-46, è stata realizzata in cotone con collo baby e motivo sagomato nella parte superiore della manica d'impizzo di tulle elasticizzato e ricamato. Una camicia bianca e un classico senza tempo che non può mancare nell'armadio. La camicia ha 2 stelline di difficoltà. Altra camicia molto particolare, originale, che però è adatta alle esperte, è la numero 09, che va dalla 42 alla 44, con taglio spalla sceso e collo alla croiana scostato. Allacciatura centrale davanti, nascosta con bordi rimessi e impunturati. È più corta davanti e più lunga nel dietro. Maniche a tre quarti con taglio centrale e polso abbottonato rimesso. Adoro particolarmente questa camicia, è la numero 10, va dalla 40 alla 46 con manica kimono a tre quarti, con volant di guarnizione arricciato al centro e applicato a motivo su entrambi i davanti e a proseguire sulle maniche. Girocollo con abbottonatura all'inglese o nascosta nel centro davanti. Difficoltà di 3 stelline. Anche questa camicia ha 3 stelline di difficoltà. Camicia con delle maniche originalissime. Diciamo che in questo numero ci siamo sbizzarriti. È la numero 11, la camicia che va dalla 38 alla 44 a girocollo, dalla linea aderente realizzata in candido cotone, maniche a giro con taglio centrale e jabot volant doppiati con l'organza e inseriti nella cucitura centrale. 3 stelline di difficoltà. Altra camicia che è per esperte, 12. La camicia va dalla 42 alla 48, dalla linea destrutturata e morbida in tela fluida, con cannuccino davanti centrale chiuso con asole e bottoni, collo classico con solino e taschini applicati con pattellette sagomate sul davanti, sprone dietro con piega cucita nella parte inferiore e maniche lunghe con polso al fondo. Questo abito troppo bellino che vediamo qua
Ecco, come figurino è il numero 13, abito va dalla 42 alla 48, è stato realizzato in cotone della linea appena svasata al fondo, maniche a tre quarti con taglio raglan troncato con elastico inserito nella culisse nella parte alta. Che si porta con le spalle scoperte come nelle foto. A me piacerebbe realizzarlo, però io avendo per esempio un fisico a clessidra, ma anche se avete un fisico a pera, ricordate che potete indossare questa tipologia di abito, che è veramente semplice da realizzare, carino, fresco, estivo, mettendo una cintura in vita. Quindi ricordate che dovete sempre evidenziare la vita. La difficoltà è a tre stelline. Abito numero 14, realizzato con ruche et voilà. E il numero 14 per esperte, taglia va dalla 38 alla 44, realizzato in cotone. In pratica si tratta di una camicia allungata con cannuccino rimesso all'inglese, chiuso all'interno con asole e bottoni, collo classico con solino e maniche giro con alto polso rimesso abbottonato a fessino manica. I davanti sono guarniti da tanti volant. Chiaramente questo è un modello per esperte un pochettino più difficile, consigliatissimo se avete un fisico a rettangolo. Sconsigliato chi ha un fisico a mela, chi ha un fisico a pera, perché questi volant chiaramente danno volume, quindi possono valorizzare al massimo la vostra struttura fisica, il vostro fisico. Canotta numero 15, taglia 40-46 in crepe di seta, con inserto centrale dietro a incrocio, trattenuto da lacci che si annodano a piacere al centro. Nel davanti ha delle pence e un taschino applicato nella parte sinistra, mentre la gonna è la numero 16, taglia 40-46, è stata realizzata a pieghe in stile college, dalla lunghezza al polpaccio, sfoderata, tutta realizzata in gabardine a quadri, con cintura rimessa davanti e dietro in forma che appoggia appena sotto il punto vita, apertura lampo nel centro dietro. Questa gonna io la farò, quindi comprate questo giornale perché faremo il tutorial di una gonna fatta così. È una cucitura facile, quindi la dobbiamo assolutamente fare. La camicia è la numero 17, taglia 40-46, corta appena sotto il punto vita, con classico collo ad alto solino abbottonato e cannoncino centrale con pieghina laterale a uomo, chiuso asole bottoni, manica a giro a tre quarti che termina al fondo con volant girato in forma come per il fondo davanti e dietro. 18 pantaloni che vanno dalla 40 alla 46 dalla linea aderente con cintura in forma rimessa, chiusa al centro davanti con lampo e patta e asola con bottone al centro della cucitura davanti. Le tasche del davanti sono obliquo ad occhiello con un profilo, mentre una nervatura verticale attraversa tutta la gamba. Pantaloni classici non dovrebbero mancare nel nostro armadio, staranno benissimo a chi ha un fisico a triangolo rovesciato, a chi ha un fisico a rettangolo o meno a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera, perché rimane leggermente a vita bassa e vita bassa non enfatizzano più di tanto la figura di questa forma del fisico. Mini abito o mini blusa, tutte e due le cose, possiamo indossarlo sia come lo indossa la modella, quindi come abito, ma potremmo indossarlo anche per esempio con i leggings, perché no? È una cucitura facile, è il numero 19, taglia 38-44 dalla linea over, realizzato in jersey elasticizzato per il dietro, le maniche e il bordo di rifinitura dello scollo, mentre per il davanti superiore e inferiore e i volant è stato usato un popelin in tinta rosso corallo. Guardate che meraviglia questo abito, un abito di una semplicità ma nello stesso tempo bellissimo, e vi spiego perché. È il numero 20, è un long dress, le taglie varrà dalla 42 alla 48 ed è stato realizzato in maglina elasticizzato e raso elasticizzato rubino. Il corpino rimane aderente, è svasato al fondo con delle tasche. Guardiamo il figurino, guardate un po'. Cosa vedete? Che questo cartamodello noi lo possiamo realizzare in maniera diversa, utilizzando per esempio dei tessuti diversi, di diverso colore. Per esempio questa parte, la parte di sopra, la possiamo realizzare nera, la parte di sotto bianca, panna, oppure a fiorellini, oppure dei colori che vanno d'accordo l'uno con l'altro, quindi un tessuto a fiorellini nella gonna e un tessuto in tinta unita nella parte superiore. Le parti del dietro e i fianchini del davanti di un colore, il corpetto
e la parte centrale in un altro colore, da un unico, anche in questo caso, carta modello, noi possiamo realizzare un'infinità di vestiti che poi realizzati non sembreranno lo stesso modello ed essere sempre diverse, sembrano dei nuovi abiti. Possiamo sbizzarrirci con la fantasia. Due stelline di difficoltà, quindi è facile. Una t-shirt numero 21, taglia 40-46, in maglina di viscosa elasticizzata rosso rubino, con leggera stondatura al fondo del dietro, leggermente più corta sul davanti, con orlo a vivo. Linea ampia con taglio spalla sceso e manica corta a tre quarti. Gli short sono il numero 22, i dettagli 40-46, realizzati in denim elasticizzato bianco. 5 tasche, classico, con baschina dietro e cintura rimessa in forma a compassanti che si allaccia sotto il punto vita, al centro davanti con asola e bottone, lampo compatta centrale davanti. Guida all'arte del cucito. Capitolo 19, listate, conservando, mi raccomando, conservateli. Sapete che vi ho fatto un video dove vi ho fatto vedere come li conservo, come conservo tutte le lezioni della mia boutique insieme. In questo caso abbiamo le lezioni sui tipi di fodere, che è veramente molto interessante, quindi un inserto da staccare e conservare. Moda da scoprire, guardate che meraviglia. Io vi ripeto, non mi piacciono le tute, ma questa è veramente spettacolare. Mi piace tantissimo, è la numero 23, taglia dalla 42 alla 48 ed è stata realizzata nel tessuto che io amo di più, il cadì. Tra l'altro il cadì elasticizzato, color cannella, altro colore che io adoro perché è di una sciccheria unica, corpino tagliato in vita nel davanti con pattellette di guarnizione, allacciatura centrale del corpino davanti con due asole e relativi bottoni e pens in vita. Dietro intero senza il taglio in vita e pens, apertura lampo nel fianco sinistro in vita dei passanti che servono per inserire la cintura da annodare a piacere. Per esperte abbiamo questa giacca che va dalla taglia 40-46, è corta dalla linea dritta con ampi revers e sprone di guarnizione nel davanti, destro e nel dietro, si allaccia con asole e bottoni al centro davanti. In vita alcuni passanti servono per la cintura con fibbia da annodare a piacere. Per non parlare di questo tubino, sapete che io sono in fissa da quando vi ho fatto il video sul tubino, andatelo a guardare se non l'avete visto, il tubino di La Mia Boutique che fa parte degli speciali della mia boutique, cartamodelli unici della mia boutique. Adoro, 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 bellissimo, bellissimo questo tubino che è stato realizzato in denim elasticizzato con apertura lampo separabile al centro davanti e tasche inclinate con lampo, pens al seno e profondo taglio a pens verticale nel davanti, pens in vita e nel dietro, tutto sfoderato con paramontura e bordo di rifinizione allo scollo dietro. Allora, l'abito è a due stelline di difficoltà, mentre la giacca è a tre stelline di difficoltà. Bellissimo completo, meraviglioso, soprattutto il gilet, guardate la meraviglia. È il numero 26, taglia 40-46, è stato anche questo realizzato in cadì elasticizzato color petrolio, anche il colore non vi dico quanto mi piace, senza sormonto davanti e collo sciallato, ha la pence in vita davanti e dietro, ha un'alta cintura con elastico inserito e posizionata al punto vita e si chiude al centro davanti con ganci metallici. I pantaloni sono il numero 27, taglia 40-46, dalla linea aderente e vita salita, chiuso con lampo nel fianco sinistro, ha pens davanti e dietro e spacchi laterali al fondo, bordi interni di rifinitura nella parte alta. Due stelline di difficoltà, i pantaloni hanno due stelline di difficoltà. Per esperte abbiamo questo abito che è il numero 28, abito che va dalla 38 alla 44, realizzato in cadì elasticizzato leopardato con corpino a bustier e scollatura cuore nel davanti. La gonna sottostante è realizzata nello stesso tessuto del corpino con pens davanti e dietro, mentre la parte esterna è leggermente svasata, tagliata in spieco con apertura centrale sul davanti sfuggente, realizzata in georgette tinta unita a contrasto. La parte alta del corpino dietro e quello del davanti sempre realizzato in georgette tinta unita, si allaccia con lacci da annodare nel davanti e asola con bottone nel dietro, una manica a vola, apertura con lampo centrale
verticale nel dietro inferiore. Moda taglie più. Per esperte abbiamo questo meraviglioso abito, elegantissimo, che è il numero 29, taglia 46-52, è asimmetrico, realizzato in crepe di maglina elasticizzato color cipria. Si incrocia sul davanti con scolla V e drappeggio trattenuto da riccio all'interno per passante posizionato sul fianco sinistro, che termina con finto laccio sagomato pendente. Pants al seno e maniche a giro aderenti a tre quarti. Apertura lampo nel centro dietro, la difficoltà è di 4 stelline. Per esperte abbiamo questa meravigliosa blusa. La blusa è la numero 30, taglia 46-52, sbracciata, realizzata in georgette rosa antico con motivo centrale davanti plissettato, a piccoli sfondo piega e sprone a volant sovrapposti che creano un particolare effetto di movimento al capo. Dietro è liscio con profonda apertura a V chiusa con asola e bottone. Foderata in maglina di viscosa elasticizzata nella sola parte inferiore davanti. La blusa ha 3 stelline di difficoltà. La giacca è la numero 31, taglia 46-52, realizzata in maglina compatta elasticizzata blu notte senza allacciatura, collo classico con solino e revers. Davanti interamente doppiati, sfuggenti e arrotondati al fondo, con tasche orizzontali a occhiello a un profilo, manica lunga a giro. Numero 32 è il pantalone che va dalla 46 alla 52 in crepe di maglina elasticizzata blu notte, cintura in vita rimessa con passanti e apertura centrale davanti con asola e bottone. Pants in vita nel dietro e tasche orizzontali a occhiello a un profilo, linea palazzo con risvolto volto al fondo. Pantaloni hanno una difficoltà di 3 stelline, la giacca ha una difficoltà sempre di 3 stelline e anche la blusa di 3 stelline. La canotta è la numero 33, va dalla 46 alla 52, realizzata in due tessuti, georgette tintinita per la parte sottostante, liscia e semplice, leggera organza, operata a fantasia geometrica per la parte esterna. Al centro davanti un motivo di pieghe sovrapposte trattenute nella scollatura creano movimento. Nel dietro il pannello rimane aperto e sfuggente al fondo, lasciando intravedere la parte sottostante leggermente più lunga al fondo. La difficoltà è a 2 stelline. Giacca per esperte è la numero 34, va dalla taglia 46-52 classica, a finto doppio petto creato dall'applicazione a scalare di bottoni gioiello, si allaccia con sormonto centrale davanti chiuso con asola e bottone e punte sfuggenti al fondo. La giacca 3 stelline di difficoltà. La canotta 2 stelline di difficoltà. La blusa, che veramente mi piace troppo, è la numero 35, va dalla 48 alla 54, è stata realizzata in crepe blu profondo a girocollo con motivo di sproni, spalla e volant arricciati inseriti nel taglio. Nel davanti un gruppo di pieghe cucite fino al punto seno donano morbidezza al capo. Apertura a goccia nello scollo dietro, due lacci inseriti nei fianchi si annodano a piacere nella parte di dietro. Pantaloni numero 36 vanno dalla 48 alla 54, sono state realizzate in cotone rosa cipria, vita salita con cintura rimessa, con elastico inserito all'interno con passanti posizionati ai fianchi, apertura con lampo a vista nel centro dietro, nella parte davanti delle tasche arrotondate con fianchino e bordo di rifinitura all'apertura, fondo gamba ampio accentuato da un bordo ad anello rimesso al fondo. La blusa ha 3 stelline di difficoltà, i pantaloni hanno 3 stelline di difficoltà. Meraviglioso abito elegantissimo, sempre adatto alle taglie più, con inserti di pizzo. Che cosa dire di questo abito? È un abito meraviglioso. È il numero 37, un abito che va dalla 46 alla 52 dalla linea Bon Ton in georgette tinta unita e pizzo con cimose smerlate. Tagliato sotto il punto vita, apertura a goccia nella parte alta della scollatura dietro, chiuse con asola e bottone.
lezione. Gonna svasata e arricciata con elastico nel taglio sopra la vita. Corpini esterni e manica tre quarti in pizzo con smerli al fondo. La difficoltà è a 3 stelline. Il numero 38 è una tuta che va dalla 46 alla 52 ed è sbracciata, tuta realizzata in cadile, leggermente elasticizzato, nero con corpini davanti e dietro a contrasto color nocciola. Scolla V nel davanti e pannello sovrapposto che si allaccia con lacci da annodare sul fianco sinistro. Apertura lampo nella parte del dietro. La difficoltà è a 3 stelline. La numero 39 è facile da realizzare, oltre al fatto che è bellissima, mi piace tantissimo, io la voglio realizzare. È una blusa che va dalla 48-54 con micro pois neri sul fondo color terra, due pieghe bloccate da un laccio applicato sul davanti sotto il seno, a formare appunto dei lacci con fermi cilindrici all'estremità da annodare sul dietro, scollo arrotondato e goccia centrale dietro, chiusa con asole bottone. Pantaloni sono il numero 40, taglia 48-54, dalla linea dritta a palazzo, in piqué elasticizzato, con cintura rimessa e culisse con elastico regolabile all'interno, pants nel dietro. La particolarità di questi pantaloni è un'alta fascia di maglina elasticizzata inserita nel lato interno della cintura, che si potrà indossare piegata come vediamo qui, oppure in questo modo, rilasciata alta. La blusa ha 2 stelline di difficoltà e il pantalone ha 3 stelline di difficoltà. Abbiamo terminato anche questa volta di sfogliare insieme la mia boutique di agosto-settembre 2020. Fatemi sapere quali sono i capi che vi sono piaciuti di più, se avete acquistato il giornale o se avete intenzione di acquistarlo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a cliccare sulla campanella e a condividere il video nei social in modo tale da permettere al mio canale di crescere sempre di più. Io vi mando un grande bacio, a Sibiri, quindi alla prossima. Vi auguro un buon cucito sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao, alla prossima!